Questa bellissima mostra racconta e celebra la fotografia di Vivian Maier, una fotografa con una vicenda esistenziale molto particolare. Lei faceva la tata, andava quindi di famiglia in famiglia a curare i bambini degli altri, ma aveva una passione nascosta. Tutte le volte che poteva prendeva la macchina fotografica, usciva per le strade di Chicago e di New York, la città dove ha abitato, e fotografava tutto quello che vedeva per la strada, che catturava la sua attenzione. Potevano essere dei particolari, delle macchine, delle prospettive di strade o anche delle persone, anche, non so, dei piccoli dettagli apparentemente insignificanti. Ecco, tutto questo materiale è stato trovato qualche anno fa, quasi per caso, ed è venuto alla luce quindi una sorta di enorme forziere di immagini che ci ha mostrato la vita privata, l'altra vita per così dire, di una persona di cui si sapeva poco niente, ma anche ci ha mostrato una grande, grande fotografa. Vivian Maier in quali anni ha scattato le foto? Che America è rappresentata nelle sue opere? Siamo negli anni 50, dagli anni 50 agli anni 70, dagli anni 80, e l'America che lei ci racconta è un'America per certi versi che ci sembra anche familiare, è quella di tantissimi film degli anni 50, degli anni 60, questo bianco e nero pastoso e intenso. È un'America che ci è abbastanza vicina e che però ci sorprende sempre.